Cari amici, il tempo che stiamo vivendo nella liturgia, nella fede della Chiesa, è tempo di gioia intensa, tempo della Pasqua, e sembra contrastare sempre più con il tempo che viviamo oramai da parecchio e che è un tempo di prova, di sofferenza, soprattutto di paura. Possiamo dire che più passano i giorni, più si aprono anche prospettive nuove che desideriamo, che speriamo per uscire dalla crisi, più le paure che abbiamo sperimentato e avvertito dentro di noi si fanno paradossalmente più forti. La paura della sofferenza, la paura della morte addirittura, la paura soprattutto di rimanere soli. La paura dunque dell'altro come un possibile avversario, nemico, ostacolo o come qualcuno da tenere lontano per preservarsi, per superare la crisi, per stare bene, ma alla fine rimanendo soli. Insomma, stiamo scoprendo, se mai l'avessimo dimenticato, che noi da soli non viviamo bene, non siamo felici. Noi siamo fatti per vivere insieme, per stabilire rapporti, relazioni, per incontrarci, guardarci negli occhi, anche per toccarci, abbracciarci, condividere, le emozioni. Le attese, i progetti che portiamo nel cuore. Insomma, da soli, non realizziamo nulla della nostra umanità, ma solo gli uni con gli altri, per quanto sia difficile e anzi umanamente impossibile, ma senza questa tensione noi non riusciamo a fare nessun passo. Ecco il Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua che ancora, come la liturgia di questo tempo ci sta sempre più educando a cogliere, ci invita a porci davanti al Cristo risorto per farne l'esperienza, per accoglierne anche noi i frutti. È il Vangelo molto noto della vita ai tralci. Le parole di Gesù sono incisive, scultoree. Io sono la vite. Voi i tralci. L'immagine biblica Gesù non la inventa, attinge ai profeti, ma con la sua originalità, come sempre. Di più, con la sua unicità, perché quello che accade in lui non è solamente un ampliamento di quanto annunciato dai profeti, e nemmeno solo il compimento della promessa, è una novità assoluta. Io sono, così comincia il discorso di Gesù, la vite vera. Sì, in questa allegoria il punto di partenza è la vite. E la vite, con la quale Gesù si identifica non è una vite migliore delle altre, non rimanda a un'esperienza di fede della comunità con una guida più autentica, è la vite vera. È la vite, che permette dunque di, raccogliere frutti, frutti abbondanti, ma immediatamente Gesù, in questa allegoria ben meditata e proposta dall'Evangelista Giovanni, ci parla del Padre. Il Padre mio è l'agricoltore. C'è bisogno di qualcuno che curi la vite. Non potremo mai fare esperienza del rapporto con Gesù senza il riferimento al Padre. Del padre si descrive l'azione di agricoltore nell'immagine usata. Ci sono i tralci, ci sono tralci che non portano frutto e tralci che portano frutto. I primi vengono tagliati, eliminati, gli altri vengono potati perché la vite porti più frutto. Insomma, c'è da parte dell'agricoltore, di Dio Padre, una cura speciale per questa vigna. C'è un rapporto diretto, profondo, con il suo figlio Gesù e tramite lui con tutti i tralci, con tutti quanti noi. Ecco, insomma, il Signore risorto ci lega da una parte al Padre, perché siamo Suoi figli, e dall'altra tra di noi, perché siamo tutti tralci uniti all'unica vite e ognuno è chiamato a portare frutto. L'appello è forte, perché un tralcio che non porta frutto deve essere tagliato. E noi siamo in grado di portare frutto perché siamo stati potati. Voi siete già puri. Sì, siamo stati purificati grazie alla parola
che ci ha annunciato il risorto continua a liberarci dal male e a donarci la sua parola. Ed ecco l'appello fondamentale, l'invito, o se vogliamo il comando, potremmo addirittura considerarlo il comandamento essenziale che Gesù fa risuonare per i suoi discepoli. Rimanete in me. I discepoli non devono solo seguire Gesù. Non siamo solo coloro che vanno dietro a Gesù stare con Lui. No, sono quelli che stabiliscono una relazione con Lui e la custodiscono, la conservano, rimangono fedeli. Rimanete in me. Con la certezza che Lui rimane in noi. Il verbo rimanere esprime veramente il cuore della comunione. E qui è ripetuto più volte. Il tralcio non legato alla vite muore, così voi se non rimanete in me. È un invito allora grande a prendere coscienza che solo restando in Lui, anche quando ci costa, anche quando è difficile, anche quando vediamo tutto buio e sembra non venir fuori da una situazione insopportabile, anche allora non possiamo che conservare il rapporto con Lui. E poi Gesù riprende questa esortazione che nasce dal comando e la descrive come qualche cosa di concreto nella nostra vita. Chi rimane in me e io in Lui, c'è sempre questo rapporto reciproco, noi in Lui, Lui in noi, la comunione è forte ed è poggiata su di Lui, porta frutto. Molto frutto, perché senza di Lui non si può far nulla. Il frutto è garantito non dalla nostra azione, dal nostro impegno. Il frutto, cioè una vita nuova, non solo le opere buone, ma una vita bella, piena, è garantito, è assicurato dalla sua presenza in noi. Si tratta di accoglierlo e di non sciupare la vita, perché chi non rimane in me viene gettato via, non è una minaccia. Nemmeno una condanna da parte del Padre, ma è la chiarificazione per la nostra scelta. Senza di Lui noi ci troviamo vuoti. Se noi scegliamo consapevolmente di staccarci, come trarci dalla vite, e non potremmo portare mai più frutto. Il tralcio secca, viene raccolto, gettato nel fuoco e bruciato. Insomma, non sciupare la vita, non disperdere la ricchezza dei doni ricevuti. Ecco come si vince la paura, come si esce dalla solitudine. Siamo tralci dell'unica vite, siamo membra dell'unico corpo, siamo uniti a Cristo, il quale dice alla fine una parola straordinaria: se rimanete in me, ecco allora ancora questo legame con Lui, e le mie parole rimangono in voi. Restare in Cristo, coltivare la relazione con Lui, non è qualche cosa che appaga solamente un bisogno interiore, è un esercizio continuo di ascolto. Accogliamo la sua parola, la custodiamo in noi perché porti frutto, al punto che potremo chiedere al Padre qualunque cosa e saremo esauditi. Sì, saremo esauditi perché non chiederemo più quello che vogliamo noi, ma quello che Lui desidera per il nostro bene e per il bene di tutti. Ecco come si glorifica il Padre, come si testimonia il suo amore, diventando suoi discepoli che portano frutto, frutto in abbondanza. Un invito allora in questa quinta domenica di Pasqua a gioire della sua presenza, ad accogliere il dono del suo amore, a condividerlo con tutti e a non disperare mai. Siamo usciti dalla nostra solitudine, possiamo vincere ogni paura e crescere nella vera comunione. Buona domenica a tutti allora.